Farò un breve intervento articolato su tre aspetti. Una prima considerazione di premessa, una breve descrizione di quello che nel settore metalmeccanico è stato fatto sul versante previdenza e versante assistenza e un'ipotesi di lavoro per quanto riguarda la prospettiva. Considerazione di premessa. È stato riproposto tra ieri e oggi più volte un'evidenza contrastante tra il grande sviluppo del welfare sanitario integrativo e un contesto normativo immobile inadeguato. Lo hanno detto quasi tutti, persino il rappresentante del Ministero della Salute ieri sera. L'aveva detto Crescentini in apertura, l'ha ripetuto l'onorevole Baretta. Insomma, e l'avvocato Azzan nell'introduzione della tavola rotonda. È stato detto anche, e comunque io, questo è stato anche se è stato detto in modo meno forte, che le istituzioni sono così indietro su questo versante che non c'è nemmeno un non solo manca un authority, non c'è nemmeno un adeguato monitoraggio istituzionale su quanto è stato realizzato dalle parti sociali nel mondo dell'assistenza sanitaria integrativa. All'unisono invece è stato detto da tutti che l'assistenza sanitaria è cresciuta in relazione a una spesa pubblica in contrazione e all'evoluzione della base demografica del Paese, che c'è quindi sempre più bisogno e che la crescita non riesce nemmeno a coprire quel bisogno, che è un bisogno molto diversificato per territorio, per storia delle persone, professioni e per ragioni demografiche. E qui vengo a quello che è stato fatto. Nel settore metalmeccanico, nel settore dell'industria metalmeccanica, che è un settore che occupa più di 1 milione di persone, noi abbiamo cercato di estendere a beneficio massivo delle persone la sanità integrativa dopo e la previdenza complementare prima. Dico estendere in modo massivo perché nelle realtà più ricche, nelle grandi aziende, così come era avvenuto molto prima nel mondo della dirigenza, già le prestazioni integrative erano disponibili con costi elevati a disposizione di soggetti, io lo dico tra virgolette, privilegiate. Il grande salto dei fondi negoziali contrattati a livello di contratto nazionale è stato quello di estendere a popolazioni molto ampie, con costi molto ridotti, benefici fino a quel momento disponibili a un'elite. E io credo che questo sia un dato importante che va sottolineato. Nel settore metalmeccanico abbiamo introdotto la previdenza complementare nel 98, ma abbiamo iniziato a contrattarla nel 94 e abbiamo introdotto la sanità integrativa nel 2012, ma abbiamo iniziato a contrattarla nel 2009. Cioè, l'evoluzione dei processi è lunga, l'individuazione delle risorse porta alla erogazione dei benefici in tempi lunghi, non ci sono immediatezze sotto questo aspetto. Sicuramente ci sono dei limiti, noi abbiamo un gap importante tra occupati e aderenti, abbiamo settori in particolare per la piccola impresa ancora scoperti, abbiamo un'area di beneficiari che è limitata ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e attivi. Quindi abbiamo scoperti i familiari a carico, abbiamo scoperta l'area post pensionamento, post perdita del rapporto di lavoro e non abbiamo una adeguata risposta rispetto ai bisogni legati alla non autosufficienza. Il fondo Cometa eroga una rendita LTC sulla base di una scelta opzionale che fa il lavoratore al momento del pensionamento, ma è un qualcosa di estremamente limitato rispetto ai bisogni che ci sono. Abbiamo avuto qualche elemento sinergico tra il fondo sanitario e il fondo di previdenza complementare, in particolare alla nascita del fondo sanitario abbiamo messo in comune la piattaforma informatica utilizzando il medesimo service, evitando al lavoratore e alle aziende nella fase di accesso alla nuova istituzione di welfare integrativa di dover
partire da zero nella conoscenza della faccia informatica dei fondi e anche nell'inserimento dei dati. Ma insomma, le cose si sono fermate qui. Per questo dico che è importante che oggi si immagini di un orizzonte di evoluzione capace di aprire attraverso le nuove prestazioni alle aree scoperte, che sono quelle che ho elencato prima, e capace di utilizzare le potenzialità del fondo pensione a favore delle problematiche sanitarie di cui si è parlato tanto in questi giorni, come in particolare investendo in salute. Perché il fondo pensione, nel nostro caso un fondo grande, un fondo importante, con un patrimonio da investire di tutto riguardo, che investe in salute, per investire in salute intendo investire nelle strutture sanitarie, intendo investire nella ricerca, intendo investire nelle società che producono macchinari evoluti e sofisticati nel settore biomedicale. Molte, tra l'altro, delle società che producono questo tipo di macchinari sono società metalmeccaniche, quindi del nostro settore. Significa far bene alla crescita, significa creare occupazione, significa migliorare la qualità della vita delle persone, significa diversificare il nostro investimento, significa creare sviluppo e fare da volano allo sviluppo. I nostri aderenti, gli aderenti del fondo pensione, sono anche pazienti, sono fruitori e fornitori. Fornitori se lavorano nel settore biomedicale e della produzione direttamente correlata al sanitario e sono utilizzatori in quanto cittadini. Sono pazienti sotto due aspetti, sono pazienti quando utilizzano il servizio sanitario e sono pazienti come investitori. Il fondo pensione è un investitore previdenziale, come diceva l'onorevole Baretta. È un investitore che non ha un'esigenza finanziaria equiparabile a quella degli altri investitori finanziari, ma che ha l'obiettivo previdenziale di lungo periodo, non ha il problema di recuperare nel breve, valutare nel breve. E quindi il lavoratore metalmeccanico, il nostro target di riferimento è paziente sotto l'aspetto temporale ed è un fruitore del risultato dell'investimento nel sanitario. Quando io stamattina ho sentito parlare di alcuni strumenti, in particolare dal responsabile di Tender Capital, noi abbiamo iniziato a fare delle verifiche sul tipo di investimento disponibile nel settore sanitario. Forse gli strumenti di investimento dedicati sono ancora pochi rispetto alla potenzialità che noi intravediamo e chiudo dicendo due ultime velocissime cose riguardanti proprio l'investimento. Noi al governo e agli onorevoli con cui ci rapportiamo dobbiamo ricordare che la fiscalità premiante è un qualcosa di importante per incentivare i soggetti che stanno occupando uno spazio importante nell'erogazione del welfare, incoraggiarli a investire in modo socialmente utile e occupandosi di un ritorno complessivo dei vantaggi. E non è quello che è stato fatto con la scorsa legge di stabilità né ad oggi col decreto sul credito d'imposta. E in ultimo, l'investimento socialmente responsabile, investire in salute e anche fare investimenti socialmente responsabili. Anche sotto questo aspetto, io credo che gli investitori istituzionali, che sono diversi dagli altri investitori, debbano avere sempre come focus del loro agire, del loro orizzonte, delle loro scelte, il fatto che si può costruire benessere comune anche attraverso le scelte che si fanno quando si va a investire. E la responsabilità sociale che noi siamo in grado di agire e di ispirare è un tema di primaria importanza.